Martedì 18 settembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Parliamo di Appaltopoli Terni perché ci sono quattro avvisi di garanzia per l'ospedale di Terni, in particolare per la gestione degli appalti e poi parliamo di lavoro perché in Umbria lo dicono i dati Istat l'80% dei nuovi contratti è precario e poi vi raccontiamo di una rissa eh, che è, è esplosa in occasione della festa della cipolla di Cannara, ben 20 le persone che sono rimaste coinvolte in questa maxi rissa, ci sono anche delle denunce a carico tra l'altro di 17 anni. Vediamo le prime pagine dei quotidiani con il Corriere dell'Umbria a Paltopoli all'ospedale di Terni titola il collegio sindacale impugna tre commesse e non accetta le giustificazioni fornite dai manager. In particolare finiscono sotto i riflettori gli appalti per eh, corsi di formazione per il personale. Non viene ritenuto idoneo o quantomeno ehm, adeguato alla legge il frazionamento di questo, eh, di questo appalto che eh, è stato eh, fatto tra il 2016 e il 2017. Poi, Vedete questo VC? Si trova dietro la Basilica di Santa Maria degli Angeli, davvero una pessima vetrina per l'Umbria. E poi basta rimpalli. Il CONI venerdì decide su B e C. Sappiamo che la Ternana resta con il fiato sospeso. Parliamo di calcio, non si sa ancora esattamente in quale serie giocherà, ma venerdì dovrebbe essere il giorno decisivo. A Norcia finalmente riapre la galleria di negozi, a Perugia Luisa Spagnoli festeggia. Eh, i, I suoi 90 anni di attività alla Fashion Week di Milano, a Gubbio la storia di una famiglia debur, derubata durante il sonno, a Cannara la Maxirissa fuori dal pub. La nazione, proprio con questa Maxirissa, apre: 20 ragazzini innescano una violenta zuffa alla festa della cipolla di Cannara, due feriti e sei denunce. Poi lo leggeremo nel dettaglio. A Perugia, rivoluzione della sosta in centro, arrivano 217 nuove Blu e ancora, studentesse perugine molestate in strada con proposte oscene. All'università Figorilli si dimette da prorettore e corre da magnifico. Eh, grande paura a Magione, un centauro eh, in pista è vittima di un incidente, ma evita il peggio tuffandosi letteralmente sull'asfalto. A Terni, morto dietro le sbarre non emergono tracce di violenza. Andiamo al messaggero, l'80% dei lavoratori neoassunti è precario e lo dice l'osservatorio dell'Inps. Nel primo semestre 2018 solo un posto su cinque è fisso. L'allarme dell'IRES CGL, che comunque dice le stime Istat sono positive ma certi segnali vanno. Valorizzati. A Terni c'è Maretta all'interno della Neo Giunta, assessori ai ferri corti, ci sarebbe infatti un mal di pancia tra l'assessore al bilancio Dominici e la collega Sonia Bertocco, e poi a Perugia altre 200 strisce blu. La rivoluzione parte da lunedì. Mezzo litro d'acqua per rubare nelle case senza lasciare segni. Di cosa parliamo? Della nuova tecnica utilizzata dai ladri per entrare a casa vostra. Basta infatti una bottiglietta di plastica dell'acqua da utilizzare come lastra elastica per rimuovere lo scocco della serratura dei portoni e poter entrare liberamente nelle case. L'arte urbana al servizio di Anas che riqualifica alcuni dei pilastri eh, delle strade. Con abbellimenti artistici e poi a eh, Ponte San Giovanni vince 50.000 euro ma sfiora i 2 milioni e mezzo di euro. È accaduto in, eh, in una ricevitoria, il coffee shop di Via del Macello. Queste le pagine in evidenza, l'homepage del nostro sito internet www.trgmedia.it, si parla appunto di eh, ripescaggi e quindi di calcio ripescaggio in Serie B, venerdì 21 settembre ci sarà eh, la eh, decisione, tutto può accadere. Andiamo nel dettaglio delle pagine dei quotidiani, le pagine regionali dal Corriere dell'Umbria, al lavoro di domenica più di 50.000 umbri mentre si cerca di capire come finirà la proposta di Di Maio di Chiudere almeno in parte eh, i supermercati la domenica scatta l'analisi del comparto in Umbria. Eh, 6.000 del settore commercio, oltre a tanti piccoli imprenditori, eh, attendono di sapere se e come cambierà la legge sulle aperture nei giorni festivi. Quindi dei 50.000 umbri che lavorano di domenica, ma ci sono anche medici, infermieri, vigili del fuoco, forze dell'ordine e quant'altro. 6.000 sono quelli che appartengono al comparto del commercio. Il cuore di Norcia torna a battere. Taglio del nastro per la galleria dei negozi a Castelluccio. Consegnate le prime chiavi dei locali del deltaplano. Tanta voglia di rinascere dal sisma e paura del futuro. Così ci si prepara. Al terzo inverno in emergenza. Proprio sul deltaplano, che è questo centro commerciale eh, di Castelluccio di Norcia contro il quale si era sollevato il WWF, parla la presidente della regione Catiuscia Marini pronta a difendere il futuro di Castelluccio. La presidente si dice pronta a portare la brandina a Castelluccio per difendere l'operato delle istituzioni sulla questione della costruzione di questo deltaplano laddove ce ne sarà bisogno, visto che che c'è chi, e eh, abbiamo detto è il WWF, non lo vuole. Andiamo alla nazione, le sue pagine di interesse regionale in particolare ci portano a Perugia, Via della Pescara lancia l'allarme, troppe brutte facce parlano i cittadini e anche a Solfagnano la gente si riunisce, incontra le istituzioni e chiedono ehm, serenità. Intanto il Consiglio Comunale di Perugia ha approvato il DASP Urbano Antivandali. Che cos'è il DASP Urbano? L'indicazione di quei luoghi dove chi è riconosciuto Vandalo per un, un periodo... Non può entrare, non vi può accedere. Accade a Perugia: proposte oscene alle studentesse. Si è spogliato, raccontano sia sui social che alle forze dell'ordine. Scatta l'allarme il racconto delle vittime che mh, a Perugia, eh, nella zona di Monteluce, incontrano questo molestatore. E poi attenzione a questa truffa: ecco Doppler a 18 euro in farmacia, è una truffa in azione in asse dopo la denuncia di un paziente che proprio in farmacia è stato avvicinato da un losco figuro che gli ha proposto un ecodoppler a 18 euro, ovviamente era una bufala. Ma eh, la cronaca oggi ci porta a Cannara dove è in svolgimento la festa della cipolla. Maxi rissa tra ragazzini, due feriti e sei denunce. Allora, questa maxi rissa è scattata eh, poco dopo la mezzanotte di domenica dove 20 ragazzini hanno iniziato a darsele di santa ragione. Ragazzini, ragazzi, in realtà ci sono dei diciassettenni ma mh, ci sono anche eh, ragazzi di età maggiorenne. Morale della favola, alla fine di questa rissa in sei finiscono eh, denunciati. Eh, due diciassettenni addirittura finiscono all'ospedale con fratture varie al volto e eh, al costato. Eh, tra mh, i eh, denunciati ci sono un diciassettenne di Bastia Umbra e un altro un Perugino, ma alla fine dicevamo sono sei. La rissa sarebbe scattata per futili motivi. Lanciato a 260 all'ora in pista, la sua moto non frena. Siamo all'autodromo di Magione durante la gara del trofeo Malone un 43enne eh, motociclista rischia la vita, fortunatamente eh, è riuscito a salvarsi, attualmente è ricoverato in chirurgia. E questo era il questa era la nazione, andiamo al messaggero che oggi ci parla di lavoro, nuovo lavoro, solo un posto su 5 è stabile. Allora cresce effettivamente il numero di nuovi occupati in Umbria, però è un dato di fatto che questo numero è viziato da un problema: si tratta di lavoro precario. L'osservatorio INPS indica che nel primo semestre 2018 l'80% delle assunzioni è avvenuta con contratti precari. Parla Bravi della IRES-CGL: ancora troppa occupazione povera. Le stime ISTAT sono positive, ma certi segnali vanno valorizzati. Cioè, che cosa significa? Che il nuovo lavoro non è un lavoro ben retribuito e molte volte, come dicevamo, è assolutamente precario. Dopo molte rilevazioni, dice bravi eh, le stime Istat sul lavoro in Umbria sono positive, ma va considerato che tipo di lavoro viene offerto. Intanto si parla di turismo, turismo in libertà, vale a dire il turismo en plein air, quello dei camperisti, Umbria poco attrattiva per gli appassionati di camper e roulotte. L'incidenza della quantità di camper e di roulotte rispetto al totale è inferiore alla percentuale della sua popolazione ed è sotto il 2%. All'Università di Perugia si va alla ricerca di un nuovo rettore, Figorilli si dimette da pro rettore e e punta al trono di Moriconi. Questo per le eh, notizie in evidenza, andiamo nel dettaglio dei singoli territori ripartendo dal Corriere dell'Umbria, siamo a Perugia, parchi scambiati per discoteche, cittadini contro le sarate danzanti ai rimbocchi e poi 12.000 volte al fianco dei cittadini il bilancio del comandante provinciale dei vigili del fuoco Francesco Notaro che passa il testimone a Michele Zappia. Stop ai rifiuti. A San Marco di Perugia arriva il centro di riuso, un centro dove i beni che vengono gettati e se sono buoni saranno destinati ad un'area espositiva dove chi vorrà potrà... Prelevarli. Solo due bagni funzionanti per 80 bambini, la denuncia di Bistocchi e Miccioni del PD sulle condizioni della materna di Ponte Valle Ceppi. I 90 anni di Luisa Spagnoli, oggi la prima sfilata della storica Maison che partecipa alla Fashion Week milanese. Il Tevere era navigabile, lo dice l'archeologa Luana Cenciaioli in un convegno, dagli antichi una lezione da mettere a frutto, oggi il Tevere che attratti... Ha una secca, non, a nessuno verrebbe in mente di navigarlo e invece era una via fluviale di particolare importanza in età romana. Siamo a Passignano sul Trasimeno, una scuola rinnovata per la ripresa delle elezioni, aule dipinte e risistemate. A Panicale, secondo il senatore Briziarelli, l'autorizzazione per lo sfruttamento della cava di Cerreto non è a norma, è in contrasto con i vincoli. Andiamo nel territorio di Assisi, un VC a due passi dalla basilica di Santa Maria degli Angeli, questo c'è in via Protomartiri Francescani. A Cannara, lo abbiamo già letto, maxi rissa di 20 ragazzini fuori dal pub, sei finiscono denunciati. Andiamo a Città di Castello, per Bella Danza, a costi esorbitanti. Secondo i consiglieri Bucce e Morini, la spesa per la progettazione e direzione del nuovo impianto di rifiuti sarebbe eccessiva. Intanto arrivano oltre mezzo milione di euro per risanare la pecchiese da una convenzione tra regione ANAS e provincia, mentre a Città di Castello lavori in corso potrebbero esserci blackout elettrici in alcune vie della città. La mostra del fumetto che ha aperto i battenti in questo weekend fa subito il pieno di presenze, più di 500 tavole per celebrare il maestro Cavazzano. Ancora a San Giustino un'anziana investita su un attraversamento pedonale che finisce dunque sotto accusa. La donna è stata trasportata in ospedale, è successo in via Fabbrini dove scoppia la polemica sulla pericolosità di questo luogo. Entrano in casa e rubano anche le scarpe, accadono a Gubbio frazione di Casamonti ladri hanno colpito a tarda sera mentre i proprietari stavano dormendo e poi scatta la polemica tra il comune e il consigliere comunale di opposizione Gagliardi, pubblicità allo stadio, Gagliardi contro il comune, Gagliardi non gradisce il fatto che il comune di Gubbio si accolli le tasse relative alla eh, cartellonistica. Eh, quindi le affissioni che riguardano il Gubbio perché si chiede e le altre società eugubine festa grande per l'università dei muratori in tanti hanno partecipato al concerto a Palazzo Ducale e poi Ceri patrimonio immateriale unesco a Gubbio è arrivato il sottosegretario Borgonzoni andiamo a Gualdotadino dove eccolo qui è stato presentato il palio di San Michele Arcangelo che il 30 di settembre si disputerà nei Giochi delle Porte e poi a Nocera la casa di riposo diventa una onlus, tanti cittadini che hanno sostenuto la struttura. Andiamo a Foligno, fiera in centro, ma che siano sicure: la Confcommercio ha pronte tre soluzioni. Mentre il Comune rilancia, spostamento ok, però nel rispetto delle norme. Dopo la Quintana tocca la Quintanella a rubare subito la scena: ha presentato la tradizionale manifestazione di Scafali. Intanto una pagina intera. Ci racconta con foto e notizie la vittoria. Torna a raccontarci della vittoria del Rione Cassero, ma anche dello splendido. Corteo che è sceso al campo dei giochi. Andiamo a Spoleto, ormai sulla Maran, è muro contro muro, a vuoto anche il confronto tra sindacati e potenziali acquirenti. Stretta finale a Spoleto sugli edifici lesionati, nominati i gruppi di lavoro che dovranno seguire l'iter per la ristrutturazione delle opere danneggiate dal sisma. A Terni l'abbiamo vista, un vero e proprio terremoto: l'inchiesta sugli appalti presso l'ospedale le giustificazioni normali. Reggono. Scoppia il caso dei corsi di formazione, la gara d'appalto non sarebbe stata regolare. E poi è stata chiusa la eh, 209 Valnerina, la strada che collega Terni alla Valnerina. I ristoratori della zona lamentano un drastico calo dei coperti. Qual è il problema? È stata chiusa perché si sta smontando il, la passerella Telfer di Papigno. Questo per il Corriere dell'Umbria, andiamo alla Nazione, le sue pagine locali, siamo a Perugia, nuove strisce blu, si parte lunedì, addio sosta gratuita, allora di pranzo, tra sei giorni scatta la rivoluzione dei parcheggi in molte zone urbane della città per Ripa di Meana, Blitz dei Vandali al posteggio, si muove la municipale, poi arriva il metrobus no grazie, Italia nostra chiede il tram treno, questo per il progetto di mobilità sostenibile. Vincono i vandali al parco di Sant'Anna, addio all'orto didattico, smantellata l'area realizzata solo un anno fa e purtroppo oggetto spessissimo dell'attività di vandali. All'università Figorilli si dimette da prorettore per correre alla carica di rettore. È in corso la sagra musicale Umbria, no, Umbra, novità, successi e ambizione di questo storico festival, mentre a Foligno sbarca eh, il... il festival Uh, Weekend, il festival del Fatto a Mano, che anche in questa quarta edizione si conferma un evento contenitore di idee: appuntamento a Palazzo Trinci tra sabato 22 e domenica 23 settembre. Al Trasimeno, pericolo Sacbie Mobili al Lago, chiuso un tratto di borghetto, palude Melmosa al porticciolo di Tuoro sul Trasimeno, la provincia Transenna, tutta la zona. E poi svincolo e rotatoria nel Merino, più sicurezza e lavorazione. Rapidi. Siamo ad Assisi, l'opposizione alza la voce sulle emergenze della viabilità. Il nodo è quello di via Ermini. Bartolini sollecita interventi urgenti per migliorare il traffico. E poi a Bastia Umbra, grande successo della sbiciclettata pedalata per famiglie tra Rioni e ancora a Gubbio è polemica sull'ospedale di Branca. Nuove regole dalla Regione, non si penalizzi l'ospedale. Parliamo infatti della decisione di in qualche modo declassare il laboratorio analisi dell'ospedale di Branca. Ci sono. Eh, in Consiglio regionale, interrogazioni come quella di Morroni di Forza Italia e Smacchi eh, del PD, che ovviamente si oppongono a questo provvedimento. A Gualdo Tadino, la, le storie della città nel libro di Castellani. Brunello Castellani ha presentato il, la sua fatica letteraria. E poi Città di Castello, mostra del fumetto. Che successo, grandi ospiti e tanto pubblico. Intanto fiera delle utopie concrete, doppio obiettivo centrato, soddisfazione degli organizzatori per questa iniziativa tra storio, storia e futuro. Premio e borsa di studio, così la famiglia ricorda Giuseppe Codovini: siamo ad un imprenditore uomo di valore e c'è una iniziativa per poterlo ricordare. Violento temporale a Città di Castello, crolla un'altra. In zona casella, e poi rifiuti. Bella Danza, le opposizioni chiedono una operazione trasparenza su questa eh, discarica. Ancora dalla nazione ci spostiamo nel territorio di Foligno, Mattia Zannoni dimesso dall'ospedale, sto meglio. Mi dispiace per i rionali. Parla il fantino colpito dal calcio di un cavallo prima della giostra della Quintana è il cavaliere del Rione Lamora, 23 anni di San Gemini, è stato, dicevamo, colpito dal calcio di un cavallo ai box prima dell'inizio della giostra della Rivincita. E poi Quintanella di Scafali, i baby cavalieri si sfidano in bicicletta, tutto è pronto per questo appuntamento che prenderà eh, il via e proseguirà fino a domenica 23 settembre e poi Ancora nuove location per negozi e ristoranti a Castelluccio di Norcia, inaugurata la Galleria eh, dei negozi. A Spoleto, capitale della cultura, la città del festival Ci Prova di nuovo. A Montefalco, Enologica nel segno della memoria, il ricordo di alcuni protagonisti del mondo del vino recentemente scomparsi. Ci spostiamo a Terni, detenuto morto in cella a Sabbione, l'autopsia esclude violenze, il garante incontra. Tra i vertici del carcere, attendiamo le immagini. E poi ovviamente la eh, vicenda dell'inchiesta all'ospedale di Terni per gli appalti. La Lega chiede lumi e chiede all'assessore regionale Barberini ora di far ruotare le cariche relative al. Eh, agli appalti e poi da Orvieto spese per ordigni rimossi. Cherel tra Comune e Presidenza del Consiglio, un contenzioso legale da 41.000 euro. La domanda è a chi spetta pagare la eh, rimozione di ordigni bellici non esplosi? E qui sta la Cherel tra Comune e eh, Quirinale. Andiamo a Perugia, rivoluzione, sosta da lunedì, si paga non solo in Piazza Italia, si alza il velo sulle nuove aree a parcometro di Via Bistoni e Via Ripa di Meana. Intanto i sottopassi della E45 saranno più belli, ci pensano gli studenti della Dibeto. Mezzo litro d'acqua per rubare nelle case, ve l'abbiamo raccontato, con una bottiglietta di plastica utilizzata come lastra si possono aprire e far scattare le serviture. Delle porte. Via libera al Daspo urbano, il consiglio comunale di Perugia lo approva e poi, anche qualche bella notizia, a volte non guasta: ehm, Ponte San Giovanni vince 50.000 euro al 10 e all'8, ma ne poteva vincere 2 milioni e mezzo. Ceri spunta una strada per l'UNESCO, Gubbio non è mai eh, uscita formalmente dalla rete delle grandi macchine a spalla, adesso c'è il rilancio, abbiamo visto che c'è stata la visita. A eh, Gubbio, del sottosegretario al Ministero per i Beni Culturali Borgonzoni, che ha assicurato ampia attenzione al riconoscimento UNESCO. A Massa Martana, presepe di ghiaccio, per quest'anno si cambia, a Umbertide, un premio, ricorda l'imprenditore Codovini. Nella diocesi di Assisi, il vescovo Sorrentino apre la visita pastorale, a Città di Castello parte la sfida per spingere all'utilizzo della bici. Ancora. Andiamo a parlare del territorio di Foligno. Quintana Fuochi al corteo, i social al vaglio della polizia. Accertamento in corso, accertamento in corso per l'ipotesi di accensione di fuochi non autorizzati durante l'ultima giostra della quintana. E le forze dell'ordine spulciano anche i social per vedere chi è stato. Il Morlupo annuncia provvedimenti pesanti per il tentato incendio di una bandiera del Mora. Maxirissa a Cannara, l'abbiamo visto, scattano denunce per sei giovanissimi e poi a Spoleto. Agenda urbana, subito 120.000 euro per dissuasori luminosi e display. Al via il piano per mettere in sicurezza... Chi in città va a piedi. E poi da eh, Terni, comune, terremoto in giunta, assessore denuncia collega. Maretta nella neo giunta leghista Ternana. Dominici presenta una querela contro la Bertocco per calunnia. Vertice di emergenza convocato dal sindaco. Bene, questo per le pagine di interesse cronachistico e d'attualità. Ci fermiamo solamente per qualche momento e poi parleremo di sport.